Sfida le prime della classe oggi per la Fiorini Pesaro Rugby compito improbo contro la Capitolina Roma squadra seconda in classifica in questo momento con il doppio dei punti dei pesaresi una partita davvero complessa buonasera da Matteo Diotalevi alla telecronaca di questo match con me Mattia Bonacoscia giocatore dell'under 19 della Fiorini Pesaro e anche giocatore della cadetta. Sì, buongiorno a tutti, oggi partita veramente interessante: la Pesaro Rugby che scende in campo con una formazione un po' particolare, sicuramente non quella con cui è iniziato questo 2022-2023. Una Pesaro Rugby, come ha detto Mattia, che esce. E si schiera con una formazione abbastanza inedita perché se Stura è a estremo e nel triangolo allargato e con la Reciarte e il giovane Venturini poi a centro assieme a Paletta c'è Porcellini visto l'infortunio di Erbolini. Mediana con Giobert e Giacomo Cardellini a sostituire Boccarossa, anche lui infortunatosi nell'ultimo match. Poi in terza linea Antonelli, Agostini, Tontini, in seconda il rientro di Filoni dopo l'infortunio alla mano assieme a Leonardo Venturini. E in prima linea Franco, Leva e Mei a tallonatore. Una delle novità di queste ultime partite di campionato. Con May che dal, dal ruolo di numero 8 si è spostato appunto a quello di tallonatore, fra l'altro un ruolo ricoperto abbastanza egregiamente. Sì, veramente bravo May queste partite si sta comportando veramente in questo ruolo. Intanto vediamo un Cardellini ha fatto un box, eh, l'estremo dei Capitolini ha preso palla e ha fatto un 50-22. Ora è Pesaro che è in touche eh, recupera palla. Molto buona questa tush rubata da Antonelli. Peccato che il calcio, non ho visto se fosse eh, Jobert, è stato stoppato dal giocatore della Capitolina e quindi Capitolina che si ritrova a giocare sui 5 metri e eh, a puntare al bersaglio grosso. Un eh, erroraccio in fase di disimpegno da parte di Jobert che purtroppo ha portato subito alla prima... Meta di giornata da parte della Capitolina. Era stato fatto tutto a meraviglia, serviva solo un calcio di liberazione, così non è andata, dovrà essere brava Pesaro a risollevare subito la testa e Giobert a non buttarsi giù dopo un errore del genere. Sì, Pesaro, bisogna che attiva la concentrazione fin dal primo minuto, soprattutto contro una Capitolina che ha voglia di vincere, ha voglia di tenere alto il suo posto in classifica. Un momento non semplice per uh, i giallorossi che in questo girone di ritorno faticano e non poco. Complice probabilmente una rosa piuttosto corta, e non pochi infortuni. Si ritrovano e tante partite uh, in trasferta, visto che ne ha avute 6 in casa nel girone d'andata, e solo 4 appunto in questo girone uh, di ritorno. Si ritrova a fare i conti con una. Un girone che langue di vittorie e punti in classifica. Non trasforma in questo caso, quindi è la capitolina a guidare per 5-0 in questo via di campionato. Si riparte come se nulla fosse, dovrà essere subito pesaro a portarsi nella metà campo avversaria e riuscire a mettere in difficoltà questa capitolina che, pur essendo una squadra giovanissima, è comunque una squadra di grande esperienza. Buono il calcio di Giobert, buonissima la presa da parte dei giocatori della Capitolina. Si imposta la Mall, Mall avanzante dei Laziali. Pesaro sta prendendo le misure, fatica un po' a contrastare questa Mall. Capitolina molto organizzata, abbiamo visto pacchetto di mischia veramente resistente. Ora il numero 10 a portare fuori il pallone nella metà campo del Capitolina. È proprio il tallonatore May che riceve, è esposta a Stura. Decide con un calcio basso di portare indietro la pressione, un calcio che non ha decisamente messo in difficoltà la capitolina con l'estremo Giulio Colitti che ha contrattaccato in maniera davvero efficace. Vediamo adesso buonissimo il placcaggio di La che costringe. Il numero 10 Bucalter a, a commettere un in avanti si riprenderà quindi con la prima mischia di partita. Davvero bene la pressione in difesa. Veramente bellissimo placcaggio, è questo che a Pesaro deve fare per tenere il Capitolina nella loro metà campo. Oggi è una partita soprattutto in cui la pressione farà sicuramente la differenza a una squadra come il Capitolina che ha una grandissima organizzazione e questa va scomposta. Vediamo adesso come andrà questa... Prima Mischia, dicevamo in seconda linea, con Venturini Filoni, Filoni che se non sbaglio fino all'anno scorso giocava proprio con la Capitolina. Sì, ex giocatore di Capitolina, per lui un derby, giocatore romano, venuto a fare le giovanili Giovanniglie Pesaro, ora vediamo la Mischia, anche la Mischia vorrei sottolineare, giocatore eh, Mischia composta un po in modo particolare, appunto non vediamo Caroli, Presenta, presenza classica in Mischia ormai da inizio anno, vediamo Agostini è tornato a giocare flanker dopo poche presenze quest'anno in Serie A e quelle poche presenze che ha disputato in prima linea. Tontini ormai che conferma il suo posto da flanker sinistro e insieme a Santino e Antonelli. Vediamo l'introduzione Cardellini. Pesaro fatica a tirar fuori l'ovale, ci riesce bene con Antonelli, non precisa l'apertura di Cardellini per... Giobert e c'è subito un in avanti e quindi si riprenderà con una mischia in favore della Capitolina. Davvero un peccato perché Pesaro è riuscito a tirare fuori l'ovale seppur con un po' di fatica, forse anche un po' di ruggine per Cardellini, un passaggio non perfetto per Giobert. Vediamo adesso la Capitolina come proverà a giocare e a dispiegare i suoi tre quarti. Capitolina schierata in modo particolare con tre giocatori sull'asse della Mischia che mette in difficoltà la linea tre quarti pesarese ma adesso proprio un calcio di seconda. Per Pesaro, il numero 9 Cardellini prende palla e andrà a giocare una, un calcio in tusci. L'arbitro ha visto una spinta anticipata da parte della Capitolina. Quindi eh, calcio di punizione di seconda per la Pesaro Rugby calcio alto e tutti sotto, eh, palla che rimbalza, il pubblico vorrebbe un'ostruzione nei confronti di Gabriele Venturini. L'arbitro non la pensa. Così quindi è battaglia sull'Ovale. Eh, Pesaro fatica però a mettere a terra Ercolani, però l'arbitro vede bene un tenuto e quindi Pesaro potrà ripartire con un calcio di punizione e probabilmente una touche eh, dentro, almeno dentro i 22 della, della capitolina. Da lì forse poteva anche tentare un calcio di punizione, Gioberto. Sì, poteva tentare un calcio di punizione, ha deciso di andare in Tush per prendere subito i 5 punti e ora è un ottimo calcio, speriamo subito nel pacchetto di Mischia Pesarese che vada a concludere questa bellissima azione. È una Pesaro Rugby che purtroppo in questo campionato spesso ha peccato in Tush, vediamo oggi come andrà. Eh... May sicuramente si è allenato maggiormente al lancio, in panchina oggi c'è anche Stefanini che tanto ha dato in questo campionato e tanto si è fatto valere appunto anche al lancio. Adesso intanto una gran bella touche con Antonelli a portarla a terra, purtroppo c'è un velo, quindi di fatto un'ostruzione pesarese, questo lo diciamo per il pubblico per, da casa per spiegare che cosa è successo, di fatto un... Uh, Giocatore di Pesaro si è frapposto fra chi aveva la palla e uh, la difesa, e quindi purtroppo c'è turnover e palla che uh, rifinisce nelle mani della Capitolina che con un calcio di punizione la uh, rispedisce in Touche. Capitolina sembra andare sotto pressione, inizia già a mostrare i suoi segni di infastidimento nei confronti della linea pesarese che sta iniziando comunque a dare marcia a questa partita, ora il tallonatore del Capitolina che si accinge a fare un primo blocco in Tush, Tush forse storta, ma il pacchetto di mischia del Capitolina imposta una mulla e continua ad andare avanti. Sfida non semplice anche per gli avanti pesaresi, adesso buona la pressione dei tre quarti, la Capitolina che prova a esplorare il campo con un calcio. Stura che va a rincorrere il pallone è Tush Pesarese. Cardellini predica la calma. E quindi si tornerà con un lancio di Mei. E adesso la pressione è tutta sulle spalle dei giocatori giallorossi. Non facile, fra l'altro, per Pesaro, anche trovare gli automatismi in touche, viste le continue defezioni, anche Filoni che è rientrato solo questa settimana. Però buona adesso eventurini a portarla a terra. Ar e adesso Antonelli purtroppo commette un in avanti l'ennesimo in questo avvia di partita e si riprenderà quindi con una mischia in favore della capitolina errori che contro una squadra di questo genere non ci si può permettere che sono da limare e da portare praticamente a zero Sì come hai detto tu Matteo non ci possiamo permettere errori, ci stiamo andando a complicare un po' la vita una tuscia 4 chiamata poco a ridosso dei 22 è sicuramente rischiosa e tenere un pacchetto di mischia un po' fuori con un passaggio di 20 metri non è semplice in questa zona in cui non possiamo sicuramente commettere errori contro una squadra del genere che ha tantissima fame e tantissima voglia di concludere. Vediamo se Pesaro riesce a tenere avanzante la mischia della capitolina che comunque la tira fuori e adesso l'arbitro vede l'avanti di Pesaro che aveva intuito più o meno il passaggio, si è messo una mano, ma ovviamente non è riuscito a bloccarla, né quello era l'intento diciamocelo, e però bene così si riprende con una mischia in favore della Capitolina, Pesaro deve forse sistemare qualcosa in mischia per riuscire a reggere un pacchetto di mischia probabilmente non pesantissimo, ma molto organizzato. Sì, un pacchetto in mischia non sembra essere veramente pesante, ma sicuramente organizzato e con esperienza, perché comunque sono tutti ragazzi con eh, loro, alle loro spalle un buon passato. Ora l'arbitro che fa alzare le prime linee sicuramente manca lo spazio nel canale. Capitolina che principalmente conta su giocatori provenienti dal proprio vivaio, ma quando Mattia parlava di eh, esperienza è perché è un vivaio che da anni partecipa al campionato nazionale elite, è un campionato che permette ai giovani sicuramente di crescere in maniera molto più rapida e veloce rispetto a quelli che sono i campionati regionali. Fra l'altro non dimentichiamo che Roma può contare su un bacino di giocatori e di ragazzi molto più importanti di quello che può avere Pesaro. E adesso sembrava la palla fuori, l'arbitro però mi sa che non l'ha vista esattamente come noi. Sì, non è stato visto dall'arbitro, ma il guardalinea vedo che sta comunicando qualcosa, comunque era giustissimo il gesto tecnico di Cardellini. Apro una piccola parentesi, come hai detto tu, sul Capitolina, Capitolina con la quale abbiamo giocato noi a inizio anno, è una squadra under 19 che punta addirittura a vincere il campionato Elite, con tantissimi ragazzi, disputano una rosa di più o meno di 40 giocatori con tantissimi giocatori che hanno l'opportunità di, di giocare sia in Serie A che nella seconda squadra che è comunque in Serie B è un alto livello che porta a preparare i ragazzi. Si ripete la mischia e questa volta l'arbitro vede un fallo da parte della capitolina e quindi si riprende con un calcio di punizione da parte di Pesaro. Davvero un peccato quella disantezione in avvio di partita perché sembra che comunque Pesaro al netto dei tanti errori che sta commettendo possa dire la sua in questo match. Sì, ottimo adesso calcio di Giubert che arriva proprio sulla linea di metà campo, ora è Pesaro che deve svegliarsi, deve creare qualcosa, dare l'opportunità ai tre quarti di muovere palla che ancora questa partita non abbiamo visto, dobbiamo vedere la coppia di centri Porcellini e Paletta prendere palla e conquistare metri. Tuscia 5 per Pesaro, bravissimo Antonelli a recuperare l'ovale nonostante fosse un po' troppo, lunga, troppo lungo il lancio. Adesso, con qualche difficoltà, comunque, up and under per Giobert. Pesaro che porta pressione: mette subito a terra l'Alatani. Buonissimo, Pesaro che avanza, non riesce a rubare l'ovale, però la linea difensiva di Pesaro può salire e uh, adesso è la capitolina che prova a sfondare per linee centrali, forse un po' troppe persone per riuscire a mettere a terra Ercolani, comunque tra l'altro giocatore che uh, impatta in maniera davvero decisa. Adesso è comunque buona la prova di Pesaro al placcaggio, cerca di togliere il fiato ai ragazzi della Capitolina. Pesaro che riorganizza la linea difensiva, Capitolina che sceglie di giocare vicino alla rack. E alla fine c'è un altro tenuto da parte dei giocatori romani e Pesaro che conquista un ottimo calcio di punizione e che potrà quindi cercare di guadagnare una touche vicino all'area di meta. Sì, Capitolina veramente forte all'impatto, giocatori veramente pesanti ma Pesaro non si fa intimidire, continua a portare pressione e con placcaggi decisivi è riuscita a recuperare palla tramite un tenuto di pallone ora è Jubert che sceglie di andare per i pali e provare a prendere i tre punti con ricordiamoci anche Vento a favore A differenza di quanto aveva scelto prima di andare in touche da posizione praticamente analoga Gilbert decide di andare per i pali, è un calcio che ha nelle sue corde, fra l'altro da buona posizione visto che eh, calza con eh, il piede destro e quindi adesso silenzio al Toti Patrignani in attesa di vedere se Gilbert riuscirà a trasformare questo piazzato. Impatta bene l'Ovale, ma purtroppo palo per Gioberto. Adesso è Pesaro che si deve sistemare con uh, la sua linea di tre quarti perché Colitti uh, va davvero bene. Forse si sì, fa male alla fine, c'è un uh, fallo nei confronti forse dello stesso Colitti che ha guadagnato tanti metri, in questo caso davvero fortunata la Capitolina e sfortunata Pesaro per un calcio che per pochi centimetri non è finito dentro i pali. Sì, veramente sfortunata e la capitolina ha subito avuto coraggio di reagire e avanzare. È arrivata da metà campo, ha conquistato un calcio di punizione. Sono riusciti ad arrivare dentro i 22 e nel giro di 10 secondi. Non va assolutamente bene per il Pesaro che deve tenere la capitolina dentro la loro metà campo. Tutto da rifare per Pesaro. Capitolina di nuovo nella metà campo pesarese che riprenderà appunto con una touche. Uh, Castelnuovo pronto al lancio. Tush completa per la Capitolina, e Pesaro non riesce a, a contrastarla, Capitolina che imposta subito la mole, adesso è Pesaro che deve fare di tutto per riuscire a fermarla, il mediano di Mischia Vannini ordina ai suoi di continuare a spingere di avanzare in mole, l'arbitro per ora non segnala nulla di scorretto, fatto stai adesso, proprio adesso che eh, dà un segnale a un vantaggio per la capitolina che continua a spingere in mol mol che crolla anzi no perché sono ancora in piedi i giocatori con la palla e adesso è crollata Vannini che chiama a, chiamare, a giocare il suo numero 8 Facenna ex Fiamme Oro però alla fine l'arbitro torna sul punto dove ha, dove ha segnato prima il vantaggio alla capitolina, e vediamo che cosa sceglierà di fare la capitolina. Una posizione complessa per andare in, uh, fra i, ai pali. E infatti, il numero 10 Bucalter decide di andare in Tusci. Il pesaro deve sistemare assolutamente qualcosa nel nei primi otto. Perché Capitolina è riuscita a guadagnare 10 metri, ora siamo a ridosso di 5 metri dalla linea di meta e non possiamo permetterci errori perché sennò no Capitolina ci punirà. Un momento davvero complicato per i giallorossi, vediamo se decideranno di saltare in tush, così non sembra visto come sono posizionati, infatti seguono semplicemente la tush della... Capitolina per fortuna di Pesaro a lancio storto e quindi si riprenderà con una tusce in favore di Giallo Rossi. Sì, è un, per fortuna una tush è lanciata storta e ora riprendiamo con una tusce di Giallorossi che non possiamo permetterci di fare errori, deve essere una touche semplice e dare la possibilità più semplice possibile al numero 10 Lael Joubert, il nostro sudafricano, di prendere palle e calzare fuori da campo. Pesaro deve assolutamente togliere la pressione dalle sue mani, buona la presa da parte di Venturini. Adesso impostano una molla. Cardellini la deve lasciare avanzare finché va. adesso calcio per Jobert che purtroppo non indovina un grandissimo angolo. Palla che, fra l'altro, rimane su, uh, impigliata nel, negli alberi che sono presenti. A bordo campo, se non altro, Pesaro può respirare e guadagna un po' di metri. Sì, guadagniamo un po' di metri, ma non sufficienti per stare tranquilli. Ora, un'altra touche. Pesaro deve assolutamente rubare palla e impedire alla linea tre quarti del Capitolina di prendere palla e andare a creare la propria giocata all'esterno. Adesso giocata sull'ultimo blocco per la capitolina, ma altro lancio storto per fortuna di Pesaro. Non è un momento fortunato per il lanciatore Castelnuovo della capitolina e si riprenderà quindi con una touche in favore dei giallorossi. Sì, anche Capitolina sta rischiando, abbiamo visto un lancio sul penultimo blocco, comunque difficile, un lancio non corto. E ora è May che deve assicurare il pallone, ma anche qua un, un lancio sbagliato, ora il numero 4 è Capitolina che recupera la palla e porta avanti la linea del Capitolina passaggio per fortuna di Pesaro non precisissimo deve essere bravo Venturini a fermare il diletto avversario che si tuffa gli viene a mancare l'appoggio e quindi è Pesaro comunque a dover lavorare in difesa per non permettere ai romani di avanzare cosa che invece fanno in maniera precisa e puntuale adesso giocano sull'out di destra Pesaro che fatica a contenere i giocatori romani per fortuna i giallorossi, i giallorossi riescono a portare i giocatori della capitolina in touche. Adesso... Sì, ottimo, ottimo Venturini che è riuscito a imbragare il pallone alla Romana e l'ha portato fuori, poteva essere veramente pericoloso, un errore in quella zona. Ora abbiamo visto sempre Venturini che gioca un pallone veloce per Stura perché cerca di calzare fuori il più lungo possibile, ma l'arbitro non gli fa giocare questa touche veloce. E ora sarà una touche sempre per Pesaro a ridosso dei 5 metri. Mei nuovamente al lancio, lancia sul primo blocco, la conquista Venturini, vediamo se la Molle riesce a conquistare qualche altro metro, sembra di sì, buona se non altro l'azione, si forma la Rac. vediamo se adesso sarà palla probabilmente per, e invece è fallo, meglio per Pesaro, si riprende con un calcio di punizione per i giallorossi. Buono così, così che Giobert riuscirà a guadagnare sicuramente qualche metro per una touche. Sì, il giocatore capitolina cerca di fare un tenuto, ma era lui stesso il placcatore E come prevede la regola, non può essere il placcatore a effettuare il tenuto se non fa prima un segno di rilascio dell'uomo. Ora Giobert con un calcio in touche sui 10 metri, è sempre dentro la linea metacampo pesarese. E ancora May che si accinge a prendere il pallone. Sempre nella metà campo pesarese però sicuramente molto più vicini alla metà campo, una zona da cui si può impostare il proprio gioco e in cui si può ripartire sicuramente con meno affanno rispetto a prima. Vediamo il lancio, Pesaro non si capisce, un disastro questa azione, alla fine è la capitolina a recuperare, ad avere l'ovale in mano e quindi a impostare Uh, il suo gioco offensivo. È buonissimo, il... È buonissimo, comunque, il gioco alla mano della Capitolina che trova puntuale il sostegno dei suoi compagni, per fortuna di Pesaro, però uh, alla fine commette un in avanti e quindi si riparte con una mischia in favore dei giallorossi. Capitolina che in gioco aperto tiene l'altissima continuità, un pallone semplice da giocare: palloni tutti vicini e non giocate complesse che però mettono in difficoltà a Pesaro, essendo giocati tutti molto velocemente. Ora altra mischia a favore del Pesaro. Pesaro deve assicura, sicuramente portare indietro il Capitolina e assicurare un pallone pulito. è già schierato in asse alla mischia per accingersi a effettuare un calcio, e sicuramente portare indietro Capitolina e uscire definitivamente dalla nostra metà campo. Introduzione pesarese, vediamo e speriamo che Pesaro non faccia troppa fatica a, a tirare fuori questo pallone dalla mischia. L'arbitro richiama le prime linee, si sposta anche dalla parte opposta probabilmente per seguire l'ingaggio fra il numero 3 della Pesaro Rugby e il numero 1 della Capitolina. Pesaro che deve tirare fuori velocemente, Lovale ci riesce per fortuna, palla per Gioberto adesso tutti in avanti per portare pressione Colitti adesso che calza alto, May a recuperare Lovale e lui che prova ad andare all'impatto. Buonissimo il suo contrattacco, davvero bravo, c'è un pronto sostegno. Pesaro che prova a dare. Continuità e adesso passaggio da dimenticare per Stura, neanche guarda i suoi compagni e zetta la palla davvero alle ortiche. Sì, Stura che sbaglia il passaggio per il suo conquilino Lara Schert e intanto abbiamo visto ottimo, ottimi 20 metri di, conquistati da parte di Mei. Che sottolineo me il giocatore ex di Colorno, la quale l'anno scorso ha vinto il campionato, appunto Elite Under 19, posizionato come numero 8 al Colorno, con presenza anche in, in eccellenza a Colorno in, in panchina. Ora Tusce sui 10 della capitolina, il tallonatore che si accinge al lancio, Venturini che ruba palla. E Leva che sposta pallone. Ora è la R che recupera palla e dovrà conquistare metri. Davvero un peccato quanto è successo prima, bravissimo in questo caso Venturino invece a eh, guadagnare e conquistare questa Tusch che era della Capitolina e adesso è Pesaro che prova a distendersi con eh, i suoi tre quarti. Vediamo Venturini in questo caso placcato. Uh, non riesce a guadagnare metri, Pesaro, palla per Filoni, Filoni che va a contatto, mette il pallone a disposizione dei suoi, purtroppo c'è un tenuto e Pesaro non può nulla. Adesso è la Capitolina, fra l'altro a giocare in velocità, a mettere in grande difficoltà la difesa pesarese, bravo però almeno a portare in out uh, il giocatore della Capitolina. Ottimo placcaggio di Joubert che arriva dal lato e riesce a portare fuori il giocatore. Ora è a Capitolina, sempre dentro la nostra metacampo e, come abbiamo visto, un gioco veramente semplice ma velocissimo che mette in difficoltà il Pesaro che non è subito reattivo sull'azione e non è subito concentrato. Per fortuna, Pesaro è riuscito a metterci una pezza ancora. Ho negli occhi però l'errore che hanno fatto proprio sotto la nostra tribuna. Adesso, gravissimo altro errore in touche con la capitolina che recupera l'ovale e adesso può distendersi sull'out di sinistra. E buonissimo il calcio di Vannini. E però è Tani a uh, sbagliare in questo caso. Uh, la meta perché uh, di fatto commette un in avanti probabilmente uh, importantissimo l'intervento di Porcellini che si crede fino all'ultimo nel placcaggio e uh, spinge il diretto rivale Tania commettere l'errore. Sì, ottimo placcaggio del giocatore Giovanni Porcellini, classe 2000, anche lui ha frequentato le giovanili a Pesaro Rugby, ma sicuramente tocca confermare che l'errore effettuato dal numero 14 a Capitolina è un errore forse inammissibile a questo livello, a un metro dalla linea di meta, sbagliare una meta del genere. Una partita purtroppo in cui se ne vedono molti di errori ci sia permesso di dire inammissibili anche il passaggio prima di stura davvero un passaggio che non si dovrebbe vedere in una categoria come la Serie A. Purtroppo in campo comunque ci vanno giocatori, persone che sicuramente possono commettere errori, così è stato e adesso si riparte con una tuscia in favore della Capitolina, Capitolina che continua a tenere l'ovale. Adesso c'era un fallo uh, ancora in favore della Capitolina che si schiera, vediamo se andrà in Tuscia. Gioca veloce, alla fine torna di nuovo ad, e va nuovamente in Tuscia. Pesaro sta faticando e non poco qui a contenere la squadra romana sì, Pesaro che ancora deve arrivare a effettuare un'azione dentro i 22 dal Capitolina siamo sempre a ridosso stiamo sempre subendo pressione tantissime tusce effettuate dobbiamo riuscire a fare quel pizzico di cambio di mentalità per iniziare a noi dare pressione al Capitolina ora ottima tusce ottima tusce, probabilmente impostano la molla così è, Pesaro deve fare di tutto per riuscire a contrastarla vediamo Uh, si stacca il giocatore della Capitolina messo a terra, vediamo che cosa succederà, probabilmente giocheranno vicino alla Rack e così è eh, Pesaro che prova a respingere l'attacco della Capitolina e ci riesce in questa fase, vediamo che la Capitolina continua a spingere e sembra palla tenuta alta, dico bene? Sì, mi sa che è un pallone tenuto alto. Dal giocatore numero 2 Mei che appunto ha palla in mano e se fosse così si rinizierà con una mischia sui 5 metri. Esatto, da quest'anno il regolamento prevede un turnover quindi se la palla viene tenuta alta dovrebbe essere mischia per Pesaro ma così non è e sembra calcio di punizione. No, è diventato un drop line perché la palla non è, è stata portata all'interno della linea di meta ma è stato portato fuori e è stato tenuto alto. Grazie Mattia per queste puntuali spiegazioni. Adesso è bravissima la Capitolina a giocare in velocità con l'inserimento del numero 8 facena. Adesso però è Pesaro che recupera l'Ovale, lo deve tenere. Eh, la Reciarte palla in mano, non riesce ad andare a terra, però i giocatori della Capitolina lo tengono alto, l'arbitro non fischia nulla e alla fine infatti è turnover e palla che va alla capitolina. Sì, un turnover con Stura, e l'estremo argentino che ha fatto di tutto per andare a terra, ma non c'è riuscito, forse per la mancanza anche del pacchetto di mischia pesarese che era rimasto ancora nell'azione precedente, che doveva aiutare a spingerlo e portarlo a terra. Tenuto su dal numero 10 del Capitolina, che adesso è riuscito a conquistare una mischia proprio sulla linea dei 22. E niente, Pesaro fatica, non riesce a uscire dalla propria metà campo... Deve fare, c'è bisogno di qualcosa di più. Eh, serve sicuramente più concretezza, più lucidità ed è però brava anche la capitolina che dice la sua. Una squadra che non a caso, ricordiamolo, è al secondo posto in uh, questo campionato. Introduzione. Sui Generis non tallonata. L'arbitro non se ne avvede perché era dall'altra parte dalla parte opposta, e adesso c'è un vantaggio per la capitolina. Pesaro che comunque cerca di fare buona guardia, fatica non poca. mentre a terra il numero 8, Facenna Adesso è comunque la capitolina che prova di spiegarsi con i suoi tre quarti, ottimo il placcaggio di Porcellini, Pesaro che prova a riconquistare l'Ovale, adesso c'era quasi un intercetto, c'è cioè un in avanti di Pesaro, ma si riprenderà sul punto del vantaggio precedente. Sì, Pesaro che commette dei piccoli errori per poi recuperarli in modo egregio, ma è sempre in questa zona di campo uh, che non riesce a uscire, non riesce a portare i capitolini indietro. Adesso si riprenderà probabilmente con una touche, ancora 7 minuti alla fine di questo primo tempo. Davvero una vita, visto anche quanto sta soffrendo Pesaro dentro la sua metacampo, in questo caso dentro i suoi 22. Adesso ci sarà una tush sui più o meno 5 metri dalla linea di meta e Pesaro chiamata all'ennesima impresa pur di contrastare l'attacco romano. Sì, Tusce sui 5 metri sembra pericolosa, dobbiamo sperare in un recupero di palla, ma penso che Pesaro aspetterà a terra per appunto, andare subito a contrastare la mull. Così è, lo aveva già fatto prima, adesso prova a portarla fuori e così sembra. Infatti brava Pesaro in questo caso a portare la mull della Capitolina in Tusce, quindi ripartirà con... Saranno i rossi a ripartire con un lancio Sicuramente sempre in zona molto delicata Visto che sono a 5 metri dalla linea di meta Però almeno la palla è in mano ai giocatori del Pesaro E intanto un cambio fra le fila pesaresi Sembra entrare Caroli Vediamo chi uscirà fra i pesaresi Esce Tontini, quindi vediamo poi chi andrà a sistemarsi in terza linea al suo posto. Tontini che zoppica forse un, un infortunio al ginocchio. Capiremo adesso meglio uh, l'entità dell'infortunio e che cosa si è fatto. Intanto, è entrato Caroli potrebbe cambiare e andare Caroli in seconda linea, e probabilmente Venturini in terza, a sostituire Tontini. Sì, penso sia sicuramente così. Eh, aumentiamo con un po' di peso il pacchetto di mischia pesarese che Intanto, adesso consolida un punto d'incontro. Giùberto a portare fuori palla, ma la palla non esce 22. L'ala numero 14 che prende palla e smuove per le adesso è Pesaro che deve salire e portare pressione, non deve commettere errore. Adesso è Bravo Stura a salire puntuale, ma manca il placcaggio e mette in difficoltà tutta la difesa e la retroguardia pesarese. Capitolina che guadagna tanti metri con questa azione. Pesaro che deve, ah, no, ha guadagnato. Pesaro Lovale per sua fortuna. Adesso è caro lì a portare. La terra la deve mettere a disposizione dei suoi compagni, vediamo se riuscirà Gioberto a trovare un buon calcio. Effettivamente lo è. Pesaro che può respirare, per fortuna sua, per fortuna sua la Fiorini. Pesaro Rugby, fra l'altro, avrà la Tuscia dalla sua, visto che Tani ha tentato di tenere il pallone in campo, ma l'ha sfiorato e non ci è riuscito. E quindi Pesaro che Respira, ricordiamo Pesaro comunque sotto solo per 5-0 con la meta realizzata dalla capitolina in avvio di partita. E Fiorini Pesaro Rugby, che assolutamente in partita non fosse che uh, sin qui ha faticato e non poco ad uscire dalla sua metà campo. Vediamo Meia al lancio, lancio sbagliato ancora. E quindi è la capitolina anche questa volta a, a recuperare l'ovale e a ripartire. Vediamo Capitolina che invece l'arbitro non fischia lì in avanti, vede il fallo pesarese e quindi Capitolina che avrà dalla sua adesso un calcio di punizione da posizione favorevole dovrà decidere se andare in tuscio o andare per i pali. L'arbitro intanto richiama il capitano dei giallorossi Antonelli. Sicuramente probabilmente c'è stata qualche parola di troppo da parte dei giocatori pesaresi. E questa volta la Capitolina decide di andare per i pali e eh, di tentare il piazzato. Sì, è Capitolina che scende di appunto andare fuori dal break, andare a portare Capitolina sull'8-0, più di una meta di distacco dal Pesaro. Pesaro che abbiamo visto ha iniziato a reagire ma commettiamo ancora quegli errori che ci portano a non fare la differenza e non andare a finalizzare le nostre azioni. Pesaro che aveva iniziato anche molto bene in tusci, invece in queste ultime sta faticando un po', non vorrei che, fosse, che dipendesse anche dall'uscita di Tontini e quindi da qualche cambiamento all'interno appunto della linea di Tush. Fatto sta che si deve ritrovare eh, quanto prima. Per riuscire a entrare nella metà campo della Capitolina. Capitolina, che eh, per carità questa è posizione sicuramente favorevole, ma che comunque, seppur eh, si tratta della seconda della classe, cerca di mettere il risultato al sicuro e di mettere un po' di distacco e distanza nel punteggio contro i pesaresi. Altre squadre immagino avrebbero preferito e avrebbero provato ad andare in touche per il bottino grosso della Mita. Così non è stato ed ecco Vannini a uh, calzare ma è out per fortuna di Pesere quindi il punteggio rimane sul 5-0 a favore della Capitolina. Scusate il calcio era di Buccialdere e non di Vannini, numero 10 appunto della Capitolina. Vediamo adesso che Pesaro riparte con un calzo di Jobert che entra nella metà campo della capitolina. Pesaro deve essere celere nel ripartire. Adesso è Jobert a recuperare Lovale a ricalzarlo nella metà campo della capitolina e a trovare una super touche. Super touche da parte di Giuberto da dentro 22, è arrivato dai 22 dalla parte opposta, per poco poteva essere un calcio: 50-22, e ora è Capitolina che riprende con una, una touche davanti alla panchina pesarese. E adesso Pesaro, che è nella metà campo della Capitolina, deve aumentare la pressione. Sicuramente cercare di rubare questa touche e eh, riuscire a, a conquistare. L'ovale. Vediamo il solito Castelnuovo al lancio. Intanto siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco. Per fortuna di Pesaro c'è un in avanti della capitolina, ma purtroppo l'arbitro non la lascia giocare e fischia la fine del primo tempo. Linea allo studio. Manca, manca che è una partita. Manca bella, Rieccoci al Totti Patrignani per il secondo tempo della sfida fra uh, Fiorini, Pesaro, Rugby e Capitolina primo tempo che è terminato sul 5-0 per la uh, Fiorini per la Capitolina e adesso è Pesaro che è chiamata a provare a fare la differenza per riuscire a rimettere la partita in carreggiata Pallone subito recuperato da Capitolina che avanza con il flanker numero 7. Ora Pesaro che va a formare la linea e riesce a riprendere un calcio di punizione per un uh, tuffo in uh, rack da parte di Capitolina. Ora sicuramente Giubert che andrà a prendere palla e andare a effettuare un calcio in touch e portare Pesaro subito in avanti. Pesaro che reagisce a confronto del primo tempo subito in maniera positiva e ora Giubert che effettuerà il calcio. Intanto notiamo che è entrato Dal Pozzo in prima linea a sostituire il posto di Leva e per ora penso non ci siano stati altri cambi per la Pesaro Rugby. E adesso si riparte con una touche della Pesaro Rugby, Pesaro Rugby che inizia questo secondo tempo giocando nella metà campo della capitolina. È quello che serve per mettere in difficoltà i romani e metterli sotto pressione. Vediamo May al lancio, su Antonelli che riesce a mantenere l'ovale. Buono così vediamo che Pesaro va all'impatto con Franco. Pesaro che prova a dare continuità con i suoi tre quarti. Paletta che sfida il diretto avversario nell'uno contro uno. Guadagna metri. L'arbitro che dà un vantaggio a Pesaro. E adesso è Cardellini ad andare a contatto. Ma l'arbitro fischia il calcio di punizione per Pesaro. Vediamo se Pesaro sceglierà di andare a provare il piazzato o di andare in touche. Pesaro che sembra reagire da questo primo tempo un po' di down mentale e anche fisico nei confronti della squadra, ora ha subito due calci di punizione e ora speriamo in Giuberti che ci porti dentro i 22 con un banana kick, è così che fa e ci porta proprio dentro i 22 e ora Pesaro che non ha più scuse e deve andare a confermare questi cinque punti. È una fiorini pesaro Rugby che... Prova ad andare per il bottino pieno, quindi va in tush a circa 15 metri dalla linea di meta, però è nella metà campo della, della capitolina e deve dire la sua. May al lancio, primo blocco, bravo Venturini a prendere l'ovale, ma l'arbitro ferma tutto, temo per un lancio storto. Sì, un lancio storto subito sul primo blocco per Venturini che in precedenza non erano mai stati sbagliati, ora si riprende con una mischia, vediamo se Dal Pozzo è entrato in prima linea e Caroli che ormai è in seconda già da ormai dieci minuti potranno fare la differenza con questo aumento di peso per la mischia pesarese. La Capitolina sceglie di andare uh, in mischia, quindi introduzione romana, l'arbitro che richiama le prime linee, vediamo dal posto a sinistra al posto di leva. Vediamo in seguito ai cambiamenti nei primi otto come andrà la Mischia pesarese. Intanto dopo l'ingresso di Caroli abbiamo visto che è andato a posizionarsi in seconda linea insieme a Filoni con Venturini che è andato a giocare come terza linea a destra e Agostini a sinistra. Quindi l'arbitro fischia una punizione per la Capitolina. Vediamo adesso se riuscirà a indovinare un buon calcio di punizione. Sì, un buon calcio di punizione, ma sembra ancora dentro la loro metacampo dei romani e ora è il tallonatore del Capitolina che andrà a fare un lancio in touche. Pesaro che deve provare a rubare questo pallone. Vediamo se Capitolina continuerà sempre a lanciare sul terzo blocco e Pesaro si accorgerà di questa scelta tecnica del Capitolina. Capitolina che non ha effettuato particolari cambi, sembra, durante l'intervallo. Tush portata a terra molto bene, adesso il numero 7 macina metri, abbiamo visto è un ottimo ball carrier sin dall'inizio della partita. Ma questa volta l'arbitro fischia un calcio di punizione in favore della Capitolina e alla fine dà anche 10 metri di vantaggio per proteste dei pesaresi, grave errore dei pesaresi, anche se a me sembrava che sinceramente eh, la persona con la palla in mano fosse già fuori dalla RAC e si potesse giocare, a quel punto Pesaro aveva eh, spinto per fargli commettere lì avanti, eh, così evidentemente non ha visto l'arbitro. Sì, giustamente Matteo dici che era fuori il pallone verissimo, il 9 del Capitolina aveva alzato il pallone, era già uscito dalla rack e il giocatore pesarese ha cercato di strappargli il pallone facendogli commentare avanti. Intanto vediamo l'allenatore Panzieri che fa uscire Ruan Mei e entra Stefanini, classe 2003 che dopo diverse partite che non è riuscito a giocare per causa di infortunio rientra in campo a riprendere il suo ruolo in Serie A. E adesso Pesaro mette in difficoltà comunque la capitolina. Vediamo Roma che adesso prova a giocare con un calcetto dietro la linea difensiva pesarese. Palla che finisce direttamente in Tusch e quindi sarà Pesaro a ripartire con un lancio. Fra l'altro è entrato anche Stefanini se non sbaglio. Ho perso effettivamente il cambio. Non so al posto di chi è entrato, se è riuscito. Ruan. Ruan, come ho già detto, è entrato Stefanini al posto di Ruan. Stefanini, è, come ho detto, rientra da un infortunio e andrà a giocare questa partita a confermare il suo ruolo da tallonatore. Ecco che si accinge a comporre il suo primo lancio. Primo lancio, purtroppo è la capitolina in questo caso a rubare l'ovale, ad anticipare Antonelli in aria e adesso è Pesaro che deve sistemare la propria linea difensiva, adesso è faccenna a provare ad andare oltre la linea di meta e pesaro che fatica non poco a fermare l'ondata della capitolina che infatti riesce a trovare la seconda meta di giornata, una semplice finta e poi dentro con tutto il peso per schiacciare in mezzo ai pali. Una meta che non ci voleva soprattutto in questo avvio di secondo tempo in cui Pesaro ha cercato di stare nella metà dei Romani. Sì, Pesaro che subisce appunto meta soprattutto sotto i pali da una touche a favore di Pesaro. Capitolina ruba il pallone in modo veramente egregio e dopo quattro fasi riesce a finalizzare con una meta. Ora il numero 10 davanti ai pali, un calcio semplice. Che trasformerà subito senza rifletterci troppo come ho detto infatti trasforma e riesce a assicurarsi anche due punti e porta il risultato a 12 a 0 per Capitolina Roma Fiorini peso rugby che quindi si trova sotto di 12 lunghezze deve rialzare la testa è ancora più complesso di prima sicuramente vista anche la forza della squadra avversaria però pesaro ci deve provare e ci deve credere 12 punti non sono tantissimi eh, se pensiamo che il primo tempo era terminato solo 5-0 in favore della capitolina pesaro ha tutto il tempo per provarci e riportarsi sotto alla squadra romana adesso buon calcio lungo da parte di giobert pesaro che deve mettere subito a terra gli avversari Buono il placcaggio di Caroli de molto deciso. E adesso è la capitolina che riconsegna la palla alla Pesaro Rugby e Stura a provare la under, si porta sotto. E subito a imbragare il numero 10 della capitolina eh, romani che provano a dare continuità alla loro azione di gioco adesso e venturini ha chiamato a recuperare l'ovale prova ad andare via al suo diretto avversario peccato che la capitolina è molto brava a rubare l'ovale in questo caso venturini non era riuscita a mantenerlo adesso pesaro deve fare buona guardia lì vicino stura che commette un gravissimo errore, Giobert che prova a recuperare l'ovale, così non è, e soprattutto è la Capitolina ad andare a schiacciare in meta. Ennesimo brutto errore in questa partita di Stura, purtroppo non si possono regalare le mete a una squadra che già da sole è brava a costruirsele. Sì, Capitolina che tre rack su tre va a effettuare tre piccoli box kick che portano in difficoltà appunto il pendolo pesarese composto da appunto le due ali e l'estremo che non riescono a recuperare palla e Capitolina con una semplice pressione, un semplice calcetto effettuato dal numero 11 di Romano riesce a prendere altri 5 punti e portare il risultato di 17-0. Dopo un primo tempo in cui Pesaro ha retto alla grande, sembra essersi rotta definitivamente la diga giallorossa. Ha consegnato due mete davvero facili alla Capitolina e purtroppo avevano detto che gli errori erano da uh, limare al massimo e invece alla fin fine la Capitolina ha avuto vita sin troppo facile in queste due azioni. Per carità, bravi romani in qualche maniera a crederci sempre a mettere pressione continuamente anche con i calzetti ai giallorossi, però è altrettanto vero che i giallorossi sono stati altrettanto bravi a farsi male da soli in questo avvio di secondo tempo. Adesso meta non trasformata, quindi il capitolina che uh, si porta sul 17 a 0 uh, contro la Fiorini Pesaro Rugby, Fiorini Pesaro Rugby che rimette palla in gioco, Caroli che prova a, a recuperare il pallone, peccato che non rimane sulle sue gambe e quindi l'arbitro fischia un uh, L'arbitro che fischia uh, Calcio di punizione per la capitolina. Pesaro perde anche tempo a chiacchierare e a lamentarsi dell'arbitro e sono altri 10 metri di punizione. Anche l'indisciplina è decisamente a sfavore dei Pesaresi. Sì, Pesaro che adesso sta andando giù di testa e sta commettendo gravissimi errori di disciplina. Ora è il centro Richard Paletta, ex giocatore del Vallo Rugby, che è andato a chiedere spiegazioni all'arbitro. L'arbitro ha chiamato a 10 metri e adesso è il numero 10 Capitolina che cerca un calcio in tuscio e trova un calcio in tuscia proprio davanti alla panchina pesarese, ma è Venturini che lo tiene dentro, ora Cardellini che prende palla e con un calcio cerca di portare a pressione e comunque la Capitolina che recupera palla davanti a noi, buono il placcaggio Pesaro non riesce a recuperare l'ovale, altro calcetto, deve essere Venturini questa volta a recuperarlo, ci riesce, prova a dare spazio alle sue gambe, palla per Paletta che prova a, uh, ad andare avanti adesso è porcellini a fare metri 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 bravissimo e adesso pesaro che prova a dare continuità alla sua azione allargo largo sull'auto di destra vediamo se riesce a mantenere il pallone in campo così è buona la palla data e adesso calcio di punizione in favore di pesaro intanto vediamo che sotto di noi la panchina della capitolina si lamenta in maniera veemente contro con il guardaline, probabilmente per la Tuscia, evitata prima da Pesaro. Anche a me era sembrato che Stura fosse già fuori dal campo. Fatto sta che è buono per Pesaro. Sì, penso adesso che Pesaro dopo delle azioni fatte con velocità e pallone portato a largo è riuscito a conquistare terreno, quindi non gli manca niente. Ora è il numero 9 Cardellini a terra, che qualora decisa, decida di effettuare il cambio ci saranno un po' di cambiamenti particolari dentro la linea pesarese. Adesso penso sia un colpo in testa perché vediamo la dottoressa mettergli il ghiaccio, vediamo se si rialza o saremo costretti, l'allenatore Panzieri sarà costretto a effettuare Appunto il cambio. Intanto vediamo che dalla panchina Ceccolini e dell'acqua sono andati a scaldarsi. Penso che qualora esca Cardellini sia proprio Ceccolini a entrare al ruolo di ala. E lala la recerta la, la vada a passare al numero 9. Perché appunto la Rechert viene da Gubbio dove lì copriva la posizione di mediano di mischia mentre da noi sta giocando come ala. Ora Cardellini si alza, ma sembra ancora scombussolato dalla botta in testa, ma decide di restare comunque in campo. Eh sì, vediamo se riuscirà a, a rimanere in campo diversamente dovrà essere probabilmente alla Ricciarta sostituirlo in posizione di mediana fatto sta che è stata una gran bella azione di Pesaro che è riuscita a risalire da, dai suoi 10 metri fino a metà campo e adesso si riprenderà probabilmente con un calcio di punizione in Tush Ora è Giubert per un calcio in touche, trova un ottimo calcio in touche proprio davanti sulla linea dei 22 del Capitolina e ora non abbiamo più scuse, dobbiamo andare a concludere. Stefanini che prende palla e prepara il lancio, pacchetto di mischia completo, penso che vogliamo tirare il pallone fuori e andare con Giubert e i propri tre quarti a creare la giocata all'esterno. Lancio sul primo blocco con Venturini, palla solida e ora impostiamo la mol. Pesaro che prova a guadagnare metri in mol, Tush ben portata a terra. E adesso è Santino che prova a giocare vicino alla Rack, non riesce però a guadagnare metri. Palla ancora nelle mani dei Giallorossi. Adesso i filoni ad andare all'impatto buono così, nonostante un passaggio non proprio perfetto per lui, vista la sua altezza. E adesso è Pesaro che prova a distendersi con i tre quarti. Stura che va oltre la linea del vantaggio. Cardellini per Gioberta che dà per Venturini che prova a distendersi sull'out di sinistra palla che rimane in campo, poi sembra che uh, l'arbitro abbia fischiato l'out, vediamo un attimo che cosa sarà, se Tusche in favore del uh, se tush in favore di Pesaro o uh, della Capitolina. Forse addirittura un in avanti, perché sembra che si riprenda No, si riprende con una Tush immagino in favore della Capitolina. Sì, Tush in favore della Capitolina, è proprio Venturini a essere portato fuori. Adesso Pesaro che proverà a rubare giustamente per infastidire la buona riuscita del, del pacchetto romano. E adesso palla recuperata da Pesaro con una touche lanciata decisamente male sull'ultimo blocco dalla Capitolina, Pesaro che deve organizzarsi, Pesaro che lavora vicino alla Rac che pare andare non riesce, mi sa a oltrepassare la linea di meta, ma forse palla tenuta su. Sì, palla tenuta alta, ora è un drop line. E infatti Capitolina che calza subito, profondo. E ora la Rascer dall'altra parte del campo che va a recuperare palla, ma c'è la pressione Capitolina. Ma l'arbitro ferma tutto. E è stato un calcio intelligente, sicuramente, che aveva guadagnato tantissimi metri. Buono, Pesaro comunque era riuscita anche a recuperarlo. Vediamo un po'. Che cosa succederà. L'arbitro comunque ha segnato un calcio di punizione, sembra, per la capitolina. Davvero un peccato perché Pesaro aveva avuto una ghiotta occasione dopo che dal Pozzo aveva recuperato il pallone sul brutto lancio della capitolina. Tutto da rifare per l'ennesima volta per la Fiorini-Pesaro Rugby. Calcio da parte della Capitolina recupera Cardellini che consegna a Giobert che prova ad andare a impattare, non riesce a guadagnare i metri. Palla ancora, però, dei giallorossi. Fatica un po' Pesaro a organizzarsi, vediamo se. Cerca di aprire la palla sull'out di destra, Porcellini rispedito indietro, palla che rimane ai giallorossi, Rossi, adesso è Filoni ad andare a impattare, lo mettono comunque bene a terra, Pesaro che prova a dare ritmo con i tre quarti sull'out di sinistra e adesso c'è Venturini che spinge sulle gambe, c'era Stefanini alla sua sinistra, ha comunque mantenuto il possesso Pesaro dentro per Antonelli, va all'impatto, guadagna qualche metro, Pesaro deve portare sostegno, deve riuscire a giocare e c'è un uh, placcaggio non uh, lasciato da parte della Capitolina quindi fallo in favore di Pesaro. Sì, fallo in favore di Pesaro, ora una punizione appunto che Giubert, eh, vediamo cosa deciderà di fare, andrà in tush a cercare appunto il colpo grosso. E dobbiamo riuscire a finalizzare, non abbiamo più scuse. Pesaro deve reagire. Pesaro deve dare una svolta a questa partita insieme al suo pacchetto di missiva che sicuramente sta, dando la parte, sta dedicando la maggior parte del tempo in questa partita nelle touche. Lancio penso sia sul primo blocco per Venturini, capitolina che penso aspetti a terra. Non ha preparato nessun blocco, lancio appunto sul primo blocco per Venturini. Pesaro che imposta la MUL. Pesaro che continua a non avanzare. Ora i primi segni di avanzamento con Santino che esce dalla MUL e conquista due metri. Vediamo se Pesaro riesce ad andare alla fine, è meta per Pesaro. Bravo, Santino a schiacciare il pallone oltre la linea. Quindi. Ah, no, non è meta. Ma è un tenuto, scusate, ci siamo sbagliati anche noi, non avevamo ben capito qua dalla tribuna e purtroppo sarà touche per la capitolina. Sì, Pesaro ancora in difficoltà. Pesaro che non riesce a svoltare la partita. Ora vediamo il team manager Bonacoscia che si accinge a metà campo con il numero 20 dell'acqua che rientra dopo un anno di infortunio per un ginocchio insieme al pilone Acerra, anche per lui un derby, dato che viene anche lui dalle giovanili appunto del Capitolina, è arrivato quest'anno a giocare a Pesaro. Entrerà dall'acqua penso al posto di... E Cardellini e la Rashert andrà a giocare numero 9 mentre Porcellini passerà alla, e Dell'Acqua entrerà a centro e infine entrerà a Cerra al posto di Santino, l'argentino a Cerra in prima linea intanto Tush eh, Capitolina che imposta la propria mule e continua ad avanzare Pesaro con forze nuove, mischia deve reagire. Intanto un 2 contro 1 avanza il numero 11 del Capitolina. Avanti, avanti! avanti Gabriele Venturini che si accinge a recuperare palla. Ora è il momento buono per avanzare. Palla per paletta che porta avanti la linea pesarese, la Racher che alza il ritmo con Porcellini che continua a conquistare metri. Pesaro che deve continuare a tenere gioco semplice e veloce che abbiamo visto che è l'unico gioco che ci porta a conquistare territorio dentro la linea del Capitolina. Ora l'arbitro che fischia, penso una punizione a favore del Pesaro, ma ferma il gioco per richiamare giocatori che componevano la Rac in quel momento. Diego Antonelli, capitano, chiede spiegazioni. L'arbitro spiega che c'è stato un, un tenuto e assegna appunto una punizione. Sempre Giubert a cercare la Tuscia a una posizione analoga al, a 5 minuti fa. Ottimo banana kick che porta il pacchetto di mischia pesarese proprio sulla linea di 22 e andrà sempre a creare il proprio blocco con al lancio Stefanini. Pesaro che rimane nella campo della Capitolina. Vediamo se riuscirà a muovere il suo tabellino ancora immacolato in questa partita. Intanto vediamo che per la Capitolina entra il numero 16 Hall ed esce il tallonatore Castelnuovo. Adesso Tuscia introduzione o meglio lancio con il lancio di Stefanini per Pesaro, Tuscia 5, Pesaro sceglie l'ultimo blocco, per sua fortuna riesce comunque a mantenere l'ovale e anzi fa anche qualche metro in avanti e Pesaro adesso che prova a spingere con Filoni che guadagna ancora qualche metro è precisa e sempre puntuale comunque la difesa della Capitolina vediamo Pesaro che gioca vicino alla Rack se riesce ancora a macinare qualche metro palla per Caroli che deve essere bravo a metterla a disposizione Pesaro che prova a dare ritmo adesso palla per Paletta purtroppo non riesce ad andare oltre la linea di metro. ed sembrava un fuorigioco da parte della Capitolina Pesaro che comunque mantiene il vantaggio. Pesaro che prova a fare qualche metro lì vicino alla RAC. Continua a giocare con i suoi giocatori di mischia. Sceglie di continuare a giocare vicino alla RAC. Vediamo adesso se la aprirà per Stura. Così è, è lui che ricontrat ricontrattacca verso la RAC. Pesaro che. Mantiene l'ovale, gioca sempre lì vicino, prova a sfondare per vie centrali, la difesa della Capitolina però è precisa e puntuale, palla per paletta che la dà all'esterno per Porcellini che va a schiacciare, davvero bravo Paletta a vedere il suo compagno. A largo e anche una meta che ci sta a premiare il lungo lavoro dei giallorossi. Sì, una meta che sicuramente ci sta. Un gioco creato in maniera semplice: Pesaro, che è andato a restringere la linea difensiva del Capitolinea con quattro eh, prendi via da Rack. E poi fuori con Jubert per paletta e ha dato palla a Porcellini che merita di fare questa meta dopo aver salvato una meta in precedenza. Porcellini che sta facendo una grandissima partita. Ora è la squadra pesarese che torna dentro a metà campo per sistemare ulteriori errori. E il numero 10 Jubert che si accingerà a preparare il calcio in mezzo ai pali. Silenzio adesso al Toti Patrignani. Intanto, punteggio che si muove da 17 a 0 che stava per la capitolina, la Fiorini Pesaro Rugby si riporta sotto sul 17 a 5. Vediamo adesso Jobert alla trasformazione. Calcio che purtroppo termina fuori dai pali e quindi punteggio per. La Capitolina 17, Fiorini, Pesaro, Rugby 5. Ancora circa 20 minuti da giocare in questo secondo tempo. In realtà ne è passato un po' di più di tempo, quindi circa un quarto d'ora da qui alla fine. Adesso girandola di cambi per la Capitolina e Pesaro che dovrà subito cercare di riportarsi nella metà campo della squadra romana. Calcio per Jobert, un buon calcio di allontanamento che arriva fino a metà campo e questa è una touche assolutamente da cercare di rubare. Sì, ottimo calcio di Giubert che appunto riporta la sua squadra dentro la sulla linea di metà campo ancora un'altra touche, l'ennesima touche di questo match ora il pubblico pesarese che si inizia a far sentire a incoraggiare i propri ragazzi che stanno iniziando a reagire a questa partita soprattutto in questo secondo tempo lancio da parte del Capitolina Capitolina che lancia sul secondo blocco numero 5 che prende palla impostano la loro mula pesaro che deve riuscire in questo momento a mettere un freno alla mola avanzante della capitolina senza commettere fallo bravissimo così è no il fallo però l'ha commesso perché l'arbitro dice mole tirata a terra adesso la capitolina che comunque torna a provare a spingere questo è un in avanti tutta la vita l'arbitro lo vede benissimo e si ripartirà quindi dal vantaggio precedente. Sì, un avanti sicuramente evidente in questo passaggio che appunto il giocatore era già dall'altra parte della linea di difesa del Pesaro, infatti era già, aveva già sorpassato la linea e è riuscito a bucare, però si riprende comunque perché c'era un vantaggio con un calcio di punizione da parte del numero 10 di Capitolina che si accinge a trovare un ottimo calcio in Tuscia dentro i 22 pesaresi. Capitolina che con il suo pacchetto organizza la touche, penso sarà sempre una mule perché ha notato che appunto il pacchetto di mischia romano riesce ad avanzare. Ecco il tallonatore che lancia la touche, touche sull'ultimo blocco, lanciata benissimo e ora la mule che viene impostata, tutto regolare. Mol avanzante della Capitolina, Pesaro che fatica non poco a porre un freno, vediamo se riesce comunque a bloccare la Capitolina ancora in piedi. Mol che prova a riorganizzarsi, Pesaro che l'aveva bloccata, e adesso però la Mol va, continua ad andare, e adesso l'arbitro però torna sul vantaggio precedente. Sì, è un, un calcio di punizione ma l'ennesimo calcio di punizione infatti l'arbitro mette le mani in tasca tira fuori, sembra un cartellino richiama il capitano giallo-rosso Antonelli insieme al classe 2003 Filoni penso sia un cartellino giallo per Filoni l'ennesimo fallo in, in mule da parte di Filoni è giusto che vada punito purtroppo Capitolina quindi che riparte con uh, un calcio di punizione tush sui 5 metri, quindi conquistata con uh, questo calcio e adesso senza filoni sarà ancora più complesso riuscire a uh, rispedire al mittente la Moll della Capitolina. Adesso vediamo innanzitutto come andrà la tush dei romani, se riusciranno a portare a terra il pallone, Capitolina che non è sempre stata eh, così precisa nel lancio delle Tush, Pesaro che si deve far trovare puntuale, adesso la Tush ovviamente nel primo blocco sicura e Pesaro deve riuscire a contrastare, a porre un freno a, a questa moll, sta faticando e non poco a contenerla e alla fine infatti arriva la meta della Capitolina. Sì, se già avanzavano in 8 contro, 7, 8, contro 8, adesso 8 contro 7 è ancora più semplice per il pacchetto di mischia del Capitolina. Adesso un'altra occasione per il numero 10 di aggiungere ulteriori due punti a già la valanga, se possiamo dire, di punti che sono riusciti a dare al, alla formazione giallo Giallo Rossi che si ritrovano quindi a confrontarsi per la quarta volta in questa partita all'interno della loro area di meta, viste le quattro mete segnate che quindi consentono alla Capitolina anche di portare a casa il punto di bonus. Una partita che Pesaro forse avrebbe potuto giocarsi meglio se fosse riuscita a commettere qualche errore in meno, perché poi si è visto che nel momento in cui è riuscita a spiegarsi e di spiegare le ali eh, con il suo gioco con i suoi tre quarti eh, è riuscito anche a mettere in difficoltà questa capitolina di, di contro una squadra davvero coriacea e quadrata che eh, ha concesso davvero poco ai pesaresi e soprattutto eh, ha fatto tutte le cose con eh, grande precisione poche, sba poche sbavature e ha portato i pesari stessi a commettere errori. Sì, pesaro che sicuramente deve migliorare anche sotto il fattore della disciplina. Non possiamo permetterci addirittura di tantissimi falli di punizione, un cartellino giallo, addirittura da due falli di punizione, ancora 10 metri concessi. Ora diversi cambi entra Ceccolini con il numero 19 al posto dell'ala Venturini è entrato Smile, al posto di, Smile Juari al posto di Leonardo Venturini penso in terza linea e anche un nuovo innesto che per la sua seconda presenza, presenza il fratello di Giovanni Porcellini, Andrea Porcellini posizionato in seconda linea un vero ball carrier, ottimo nel, nei placcaggi questo ragazzo classe 2003, ancora gioca in under 19 fra l'altro oggi quindi due coppie di fratelli in campo i Venturini e i Porcellini. Adesso, bravo Caroli, a riconquistare l'ovale calcio di punizione per Pesaro. E Giobert che va in touche, servirebbe a poco accorciare adesso il punteggio con un calcio di punizione, e allora si va per il bottino grosso. Vediamo Stefanini, quindi al lancio in touche e Pesaro che dovrà provare ad andare a segnare la seconda metà di giornata. Sì, Pesaro che deve provare, anzi, deve riuscire a segnare questa seconda metà di giornata. Dobbiamo avvicinarci sempre di più al, alla vetta del Capitolina. Ora questa touche con questi nuovi innesti mischia un po' più fresca il pacchetto di Pesaro, più fresco, lanciata sul primo blocco con Caroli è impostata bene, palla che c'ha a Porcellini, passata dietro con Acerra. La mischia pesarese nonostante sia in set riesce ad avanzare, riesce a recuperare terreno. Ora primo blocco. Continua a spingere Pesaro, vediamo se è ancora in piedi la Moll se riesce a organizzarsi e ad andare dentro. C'è un vantaggio intanto per i giallorossi, l'arbitro chiama... Uno stop, ma comunque si torna sul punto precedente del vantaggio. Intanto un giocatore del Pesaro a terra e a serra da vedere che cosa si è fatto. Una stagione non fortunata per lui che era iniziata subito con un infortunio non da poco alla prima giornata di campionato. Poi è rientrato a gennaio, da allora ha praticamente sempre giocato però deve farsi sicuramente anche lui ancora le ossa in uh, questa categoria. Ricordiamo il giocatore anche lui molto giovane, adesso si riprenderà quindi con l'ennesima touch sui 5 metri per pesaro. Intanto il tempo è fermo appunto perché a Serra è ancora a Terra. Sì, Vorrei sottolineare appunto per far, sotto il discorso di farsi le ossa che Pesaro ha sotto i 22, 23 giocatori che ha portato in campo ha tantissimi giocatori dal 2000 in su come Porcellini, Venturini, Dell'Acqua, Stefanini, Acerra, Filoni tutti i ragazzi di classe 2002-2003 che appunto entrano in campo con questa Serie A ragazzi veramente tanto di cappello ora tush per Pesaro, Antonelli forma la mule Palla dietro per Stefanini, Amul indietrez, cerca di farla girare. Ora è fuori palla per Giubert che cerca di recuperare metri. Buona l'idea di Giubert, peccato che non sia riuscita riuscito ad arrivare fino in fondo e adesso purtroppo cade il giocatore di Pesaro, Stefanini che prova ad andare dentro, non riesce vediamo se riesce a mantenere l'ovale, si sì, ce la fa, adesso palla per Porcellini, Porcellini anche lui fermato, Pesaro che comunque prova a giocare, macina Metri, adesso Caroli messo a terra, palla ancora però nelle mani dei pesaresi e paletta ad andare all'impatto eh, riesce comunque a mantenere l'ovale, metterlo a disposizione dei compagni palla per Porcellini vediamo Jobert che macina spinge sui piedi non riesce a superare però la linea di meta e pesaro che prova a da dare ancora e a spingere con caroli mette il pallone a disposizione dei suoi purtroppo pesaro però perde l'ovale o è forse calcio di punizione vediamo un po' che cosa segnala sì, un attimo di confusione per la peso del rugby, fasi molto frenetiche, una superiorità non giocata da parte di Jubert che decide di entrare. E ora un'ultima decisione da parte di Juari appena entrato: sicuramente sbagliato, Infatti, è il giocatore di esperienza Paletta che va a criticare subito il suo compagno. Adesso, tempo fermo l'arbitro, vediamo cosa deciderà di fare. In relativo a tempo è un calcio di no, una touche sui 5 metri da parte di Capitolina. Sembra l'arbitro che si confronta con il guardaline. Ancora ammetto personalmente che non mi è chiaro quale sia la sua decisione. Non lo è probabilmente neanche lui, ancora, anche perché non l'ha segnalata alle due squadre. Stiamo un po' a vedere che cosa succederà. Ah, no, in questo momento manca il pallone. Manca il pallone in campo. Intanto esce Acerra e rientra Santino. Speriamo che non sia nulla di grave per Acerra. Sarebbe davvero sfortunato il giocatore. Continua a mancare l'ovale al Totti Patrignani. A Cerra, Acerra che esce dal campo per un colpo in testa, è entrato per pochi minuti, ha fatto la sua ma oggi non è stata aggiornata per questo brutto colpo, infatti rientra Santino in prima linea per cambio per infortunio, sappiamo che in prima linea possiamo effettuare per infortunio, il giocatore che esce può rientrare. ha maggior ragione può rientrare in prima linea perché, diversamente, non si potrebbero giocare le mischie, sarebbero no contest. Ma chi gioca no contest avrebbe un giocatore in meno comunque in campo. E intanto il tempo raggiunge il quarantesimo, quindi, di fatto, partita agli sgoccioli. Vediamo se l'arbitro, stante le sue interruzioni di gioco, farà giocare qualche minuto in più. Ma comunque, la partita è praticamente. Terminata. Pesaro che fatica in questo caso a contrastare la capitolina. Palla che rimane in campo. Bravo, Cecolini a recuperare l'ovale. Anzi, non bravo, Cecolini aveva già. Già il piede aveva, fuori già il piede fuori. aveva già il piede fuori e quindi palla e, e tush, una, eh, per... tush per la capitolina ancora si gioca quindi Tush per la capitolina Vediamo se... Vediamo se Pesaro riesce a rubare, così non è la capitolina che quindi prova a distendersi con i suoi tre quarti, Pesaro che deve riuscire a mettere in difficoltà e soprattutto grandissimo, grandissimo, grandissimo intercetto di Porcellini che va a schiacciare la sua seconda meta di giornata in mezzo ai pali. Davvero, davvero, davvero grandissima giocata di Porcellini. Porcellini che arriva velocissimo, secondo me, man of the match indiscusso di questa partita. Dopo, Matteo, voglio sapere anche la tua: giocatore che oggi ha dato il massimo, sempre presente e con pochissimi errori in questa partita. Sicuramente, fra le file dei pesaresi, e lui il man of the match, due mete lui su due mete della propria squadra ma questa è una meta soprattutto che ha costruito da sola con grandissima visione di gioco è riuscito a capire dove sarebbe andata a finire l'ovale ed è stato davvero 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 bravo e punteggio quindi che si porta uh, sul 24 a uh, 12 per uh, la capitolina contro la Fiorini pesaro rugby e I ragazzi di Pesaro chiedono, ai giocatori, chiedono a Filoni di rientrare visto che sono finiti i dieci minuti della Pesaro, che ci crede, che vorrebbe provare ad andare a segnare la terza meta, non so se ci sarà onestamente il tempo. Sì, adesso mancano penso due minuti che siano di recupero appunto, delle azioni tenute ferme dall'arbitro. Eh, il pacchetto, la linea pesaresi che ritorna in 15, e sarà una partita 15 contro 15 in questi ultimi minuti. Numero 10 adesso che effettua il drop Sempre sui 22. Vanti. Caroli che ha recezione, ottima recezione, cerca di avanzare. Pesaro che cerca di assicurare il pallone. Ancora Mani, con Santino che cerca di avanzare e riesce a avanzare. Pesaro che deve mantenere l'ovale fra le mani e riuscire piano piano a risalire il campo, adesso a palla a disposizione, è Giobert che prova a contrattaccare ed è, è l'acqua ad andare a contatto, mette la palla a disposizione dei suoi, Pesaro che deve andare oltre la linea del vantaggio e Stura non è proprio la sua giornata e uh, lui questa volta a farsi intercettare il pallone con la Capitolina che lo riconquista dentro la metà campo pesarese per fortuna di Pesaro c'è un velo e soprattutto l'arbitro fischia qui e decreta la fine delle ostilità, quindi Fiorini Pesaro Rugby 12 Capitolina 24 Pesaro che non riesce a portare a casa questa partita, ha Limato solo nel finale, il divario nel punteggio, forse un po' troppi errori, ma tant'è contro una squadra che eh, viaggia al secondo posto in classifica. Tutte queste disattenzioni non si possono commettere. Ringrazio Mattia Bonacoscia per il commento tecnico ed ora spazio all'intervista. Fiorini Pesaro Rugby oggi sconfitta dalla Capitolina Roma, siamo con l'allenatore Paolo Panzieri. Non, non si chiedeva una vittoria contro la seconda forza del campionato: è altrettanto vero che se si commettono tanti errori, poi diventa tutto più difficile contro una squadra così quadrata. Sì, sicuramente la prestazione dei ragazzi c'è stata, eh, anche la voglia di rifare meta alla fine, di stare sempre attaccati alla partita. Eh, purtroppo paghiamo i tanti errori che contro una squadra del genere vengono, vengono fuori. Le piccole cose, i dettagli in queste partite fanno la differenza e sono stati più forti, più forti di noi. Però ripeto i ragazzi hanno fatto comunque una buona partita. Nota positiva di giornata il giovane Porcellini. Due mete su due in questa partita, tanta voglia di rifarsi. Una Pesaro Rugby che deve puntare anche gioco forza sul suo vivaio. Sì, sicuramente, un po' anche per forza per gli infortuni che ci stanno attanagliando diciamo, in questa parte di stagione. Fortuna che ci sono i ragazzi del vivaio che vengono fuori. Dobbiamo fare affidamento su di loro e gli fa, gli fa bene giocare questa partita di livello sicuramente. Adesso un'altra trasferta molto complessa in Toscana. Sì, andiamo a Prato, sarà molto difficile, hanno probabilmente la migliore mischia del, del campionato e si giocano con la Capitolina il secondo posto nel girone, però dobbiamo andare comunque lì a, fare, a provare a fare la nostra partita. Passate queste due ci saranno delle squadre un po' più alla nostra portata, eh, dobbiamo stringere i denti, mancano 5 partite, se non sbaglio eh, dobbiamo arrivare in fondo bene.